Buongiorno a tutti, benvenuti alla Mastercard Luca Bernardini che abbiamo qua a fianco. Siamo molto contenti di potersi offrire questo bellissimo appuntamento collegato alle attività di Associazione Pies. Mi presento, sono Lucilla Treboni, presidente di Associazione Pies, che ha ideato e organizza, come sapete, una serie di concorsi e non concorsi, quindi il premio Cioccolato, Pasticceria, Gelato Giovani e annualmente Cucina Dolce Giovani, grazie ai quali è stato possibile venire a contatto con delle realtà professionali molto importanti, tra cui quella che presenteremo oggi, che è Silicon Professional. Di fianco a me ho il maestro gelatiere e molto alto Luca Bernardini, a fianco ancora ho Roberta Tolesini, Silicon Professional, e in linea abbiamo anche Livia Cliriotti, oltre a tutti gli altri ospiti, altra parte di PS, qua davanti a noi, oltre ad alcuni studenti molto fortunati che potranno assistere dal vivo a questa masterclass, molto fortunati. Abbiamo anche Michelangelo Carta, quindi parte di Pies, e ci sono naturalmente i docenti del Colombatto, qui abbiamo Sergio Guerrero e Renato Trivello. L'Istituto Colombatto che ospita le nostre iniziative è fondamentale per il supporto organizzativo, quindi non finiremo mai di ringraziare. L'appuntamento di oggi, voglio farla molto breve, è con Silicon Professional, perché come dicevo prima, attraverso le nostre iniziative noi abbiamo la fortuna di venire in contatto con delle realtà professionali molto prestigiose che ci supportano e contribuiscono a renderle possibili materialmente e anche concettualmente e tecnicamente. Questo vuol dire che chi ci supporta non è, come dico sempre, uno sponsor, ma è una realtà che crede in un progetto, ne parlavamo prima. Nel pranzo, come sempre, Giuliano che si offre il Colombatto e che quindi è un'ottima occasione, Risottino. penso sì, un risottino in scala 1 al Colombatto. E quindi è bello poter contribuire, il piacere anche del dono della propria competenza, ed è grazie a questi professionisti che possiamo rendere possibile questo dono. Il discorso con le aziende, poi finisco sul serio, è molto importante. Non tanto e non solo per dare alle aziende una vetrina della quale non hanno certo bisogno, ma perché è fondamentale che nella formazione di quelli che saranno i futuri professionisti vengano in contatto con la realtà. La realtà vuol dire la realtà delle materie prime, la realtà delle attrezzature, la realtà degli strumenti che renderanno possibile lo svolgimento della professione secondo canoni contemporanei. Perché l'artigianalità e l'alto artigianato non vuol dire fare tutto con le sante mani come si faceva una volta, vuol dire anche essere aggiornati di quello che la tecnologia offre per poter offrire al cliente, che è poi il destinatario finale di tutto quello che stiamo cercando, un prodotto che ha delle caratteristiche di altissima artigianalità e di altissima qualità, ma che si può realizzare in modo razionale e in modo tecnologico, oltre che sicuro, secondo una serie di standard che, come tutti voi sapete, non sono oggi quelli che potevano essere alcuni decenni fa. Quindi è importante che i professionisti del futuro vengano a contatto con le possibilità di aggiornamento, con le possibilità di formazione futura, e quindi quella di oggi ne sarà un esempio. Luca Bernardini, con quale abbiamo la fortuna e il privilegio di collaborare già in passate occasioni, perché è stato lui ad esempio al premio Gelato Giovani ed è anche stato protagonista di Master da strumenti di approfondimento in passato. Sappiamo anche quali siano le sue doti eccezionali di comunicatore e di formatore. Oggi abbiamo l'ulteriore fortuna di avere questo appuntamento in streaming e quindi di poter anche registrare questo appuntamento, che come è nostra consuetudine, poi il video verrà messo in rete sul canale YouTube di Associazione FIX, perché quello che farete oggi, che vogliamo offrirvi oggi, non è la realizzazione di ricette, ma è un momento di formazione e sono strumenti didattici, strumenti per imparare e strumenti tecnici. Quindi
lo scopo è che poi questo video vi serva come una spesa da consultare ogni volta che ne avrete bisogno, ogni volta che ne sentirete la necessità o volete consultare. Io lascio la parola per un saluto, se vuole, a Roberta Torresin e poi mi ritiro a godermi questa lezione che sarà sicuramente interessantissima. Grazie a voi. Per tutti, la lezione sarà i segreti del Simone. Sì, sì. Sì, guarda, come sapete, non lo sapete, ve lo dico io, ma principalmente per tutti i singoli che hanno lo scopo di semplificarvi la vita. Cioè, non è per diminuire la parte di lavoro, ma è semplicemente per togliere la complicazione dove non ci deve essere, lasciate tempo per sfruttare la fantasia in altra maniera, diciamo. E vi lascio per la ok, bene, grazie mille, grazie a tutti, grazie tante. Bene, domande? In chat, possono scrivere in chat. Ok, potete scrivere le domande in chat. Allora, io ora passerò dietro, abbiamo acceso uno strumento che ora smetterà di funzionare, quindi intanto spero che ci sentiate bene, insomma, di avere un buon audio. Su questo poi dopo ci direi se c'è bisogno di alzare la voce. Okay. Allora, io ho una malattia barra passione che è il mondo del freddo, quindi chi mi conosce ma anche chi non mi conosce può venire a capire questa cosa. Per cosa andremo a fare oggi? Oggi cercheremo più, come diceva Lucilla, che dare una ricettazione. Poi distribuiremo questa ricetta, faremo in modo di farvela avere anche tramite il mio Instagram, ma anche tramite Lucilla, insomma, attraverso la scuola. Non è tanto la ricetta, ho anche i ragazzi qua, quindi ogni tanto sposterò l'attenzione su di loro, così se hanno delle domande, buongiorno. Ma tanto sul metodo di lavoro di un prodotto che mi porto nel cuore, che è quello del semifreddo, il prodotto che possiamo consumare a temperatura negativa. Insisto sempre su questo tasto, cioè poterlo consumare a temperatura negativa proprio per far sì che il prodotto possa essere combinato anche a chi, ad esempio, produce gelato o acquista gelato e lo vuole combinare con il prodotto, ma vuole dargli una vita differente, quindi diversificare proprio nella propria attività commerciale, può essere fatto. Ed ecco che vengono fuori le famose basi semifreddo che oggi con Sergio parlavamo, no? In Italia abbiamo un modo di presentare il semifreddo, un po' come tutto il mondo, come la tradizione insegna, lavorando sia con meringa italiana che con patapon, che con la combinazione di entrambe, che soprattutto in Italia, con la combinazione di meringa, crema pasticcera, aromatizzante, panna, per dar vita al semifreddo più all'italiano, quello che più ci avvicina proprio. Comunque la crema pasticcera la troviamo poi in tutti i laboratori di pasticceria. Noi oggi ci concentriamo sull'utilizzo della meringa all'italiana. Andremo a pastorizzare la meringa tutto assieme. È una cosa che mi piace fare proprio per far sì di crearci uno standard da laboratorio, cioè una produzione che ci permette di mettere tutti gli ingredienti assieme. Si è fermata la camera, si è fermata. Quindi adesso ci sentirete anche meglio. Quindi mettere tutti gli ingredienti assieme e far sì che tutto possa essere pastorizzato, utilizzando un procedimento che ci permette di portare a fondo un prodotto che è salubre e che allo stesso tempo porti molti zuccheri alla nostra preparazione e tanta, tanta, tanta aria, visto e considerato il fatto che la meringa italiana è l'ingrediente che porta più aria all'interno delle nostre preparazioni, di conseguenza va ad alleggerire molto tutta l'altra parte dell'ingredientistica, molto più della panna semi o montata. Quindi andiamo a realizzarla. Intanto, è una meringa che contiene da un 66 o 67% di zuccheri totali. All'interno della ricetta metto del destrosio, quindi troverete del destrosio, e questo lo faccio per far sì che il prodotto possa essere conservato a temperatura negativa una volta montato. Ok? Intanto andiamo a realizzarla, quindi passo dalla parte finale.
prendo la ricetta. Abbiamo meringa italiana, abbiamo saccarosio e destrosio, una pesta e una crosta. Saccarosio e destrosio, l'acqua, questa acqua è già ridotta rispetto all'acqua che saremo andati a utilizzare facendo il classico sciroppo di zuccheri cotto a 318-321 gradi. E poi inserito a filo all'interno della nostra preparazione. Quindi il metodo di preparazione di meringa classica. Voi vi siete fatti qualche meringa all'italiana, metodo classico, quindi separando. Ecco, questa è un po', diciamo, la stessa cosa, però con un salto di passaggio. Cioè andiamo ad eliminare quell'evaporazione, quel grado di cottura che avrà lo zucchero per concentrare la quantità di zucchero da poi inserire all'interno degli albumi. Solo che qua ho utilizzato degli albumi freschi, molto freschi, perché l'albume fresco, ahimè, per fortuna, è molto pesante, quindi porta ad avere, a dare grandi prestazioni a livello di volume. Quindi ci interessa preservare tutta la parte proteica, anche andando a cuocere il prodotto senza andare a denaturare o addirittura a coagulare la parte delle proteine che contribuiscono a dare questo gusto. Quindi adesso io faccio altro che miscelare bene acqua con gli albumi. Essendo molto fresche, la parte proteica ha dei coaguli che potrebbero dar vita a delle parti che in cottura potrebbero diventare subito bianche, quindi andare subito a coagulare quelle parti di albume. Poi vado a inserire lo zucchero e il destrosio tutto direttamente. A questo punto io utilizzo una piastra ad induzione, quindi premiscelo bene a albumi, poi aggiungo lo zucchero e il destrosio e poi provo a far partire. Okay. Mi porto a circa tra i 400 e i 600 watt, senza esagerare. Inizialmente posso spingere l'induzione per farla partire un pochino più velocemente, ma devo dare molta attenzione al punto critico. Qual è il punto critico? Che io non mi posso fermare. Ecco perché se abbiamo dei macchinari anche in laboratorio, sfruttiamoli a 60 gradi questi macchinari. Ci sono macchine oggi che parlo anche per i laboratori di gelateria, ma anche di pasticceria, che possono essere dei semplici, tra virgolette, cuoci crema. Possiamo andare a realizzare questo tipo di produzione semplicemente mettendo tutti gli ingredienti e portarli a pastorizzazione. Io ho un cuocicrema da 12 kg, ma sia caldo che freddo, metto tutti gli ingredienti all'interno premiscelati perfettamente e poi li porto in cottura. Quando arriva intorno agli 84-85 gradi, fermo la macchina, continuo a farla girare in modo che fate cuocere il prodotto e non continua a salire temperatura. Una volta che sono passati circa 30 secondi, scarico e lo metto a montare. Questo perché così prevengo la coagulazione di parte delle proteine. Adesso comincio a misurare la temperatura. Questo lavoro posso farlo anche con il microonde. Ovviamente il microonde è una cottura statica, non dinamica come quella che sto facendo adesso. Quindi vado step per step, il microonde lavora con l'acqua del prodotto e lavora al cuore del prodotto. Quindi se io non vado a miscelare ogni 30 secondi il prodotto al cuore, rischio di andare a fare una bella pizzata. E questo non lo vogliamo. Quindi diciamo che è un incrocio tra una meringa svizzera e una meringa italiana. Solo che la meringa svizzera non addizioniamo spesso l'acqua all'interno della ricetta. Perché inseriamo una parte di acqua in sostituzione parziale degli albumi? Perché ci fa sì che il prodotto sia più lavorabile, più tenero. Quando vado a inserirlo insieme agli altri ingredienti non oppone troppa resistenza e di conseguenza riesco ad alleggerire il prodotto senza che ci sia formazione di nessun tipo di okay. Cosa che invece parte proteica per intero ci serve se dobbiamo fare una meringa svizzera, una meringa francese, comunque la portiamo
a pieno la quantità di alcune all'interno del prodotto, perché abbiamo bisogno di tutta la sua energia per far sì che la meringa stia in piedi, per poi portarla in essiccazione, in cottura e accompagnamento. Ovviamente il mondo dei meringaggi è molto ampio. Abbiamo un biscotto savoiardo che ci siamo preparati, non riusciamo a cuocerlo, ma di base comunque è un savoiardo con una doppia montata, ma dove la prima montata, quella la seconda montata, quella degli albumi, è quella che prevale, è quella che ci porta la parte più voluminosa all'interno del prodotto, e poi va a arieggiare il nostro biscuit. Sono biscuit che sono molto comodi da utilizzare anche a temperature negative, perché hanno un contenuto di grasso molto ridotto. Ok, io sono arrivato a temperatura. Andate a scegliere la sono stanco di sicure. Sono di bianco, guarda, di sicure. Lo stampo. Sì, faccio. Vediamo un primo utilizzo del silicone. Allora, se vogliamo evitare di andare a rendere i nostri tavoli tutti ondulati, che comunque l'acciaio col calore si espande, evitiamo di far sì che si scolli dalla tavola di legno che spesso si trova sotto, utilizziamo il silicone, che è un grandissimo isolante in questo caso. Come pubblicità. Ok, a questo punto io ho abbastanza raffreddato il prodotto, quindi non rischio più che mi possa attaccare sul fondo. Il fondo è bello libero. Adesso lo andiamo a trasferire all'interno della planetaria. Quindi lo mettiamo a montare. E tra qualche minuto vediamo qual è il risultato finale, quello che vogliamo ottenere. Quindi questa meringa sarà la base del nostro prodotto, del nostro semifreddo. Un semifreddo molto semplice, utilizzeremo del cioccolato bianco e della vaniglia. Vaniglia che abbiamo già fatto infondere insieme alla panna, che ci servirà a realizzare la ganache del prodotto. E il cioccolato bianco, appunto, che servirà come secondo elemento. Quindi l'elemento chiave in questo caso sarà la vaniglia. Tutto questo è un contenitore, quello che ci serve a noi per poter lavorare su questi prodotti è un qualche cosa che si riesca a colare all'interno dello stampo, che non faccia troppe bolle, che dia delle strutture piuttosto sottili, ma che allo stesso tempo ci permettano di essere tagliabili a temperatura negativa. Cosa vuol dire che si può tagliare a temperatura negativa? Io prendo una torta da meno 18, la metto in tavola e con un coltello la attraverso. Questo è tagliare un prodotto a temperatura negativa. Poi è ovvio che una volta che il prodotto è tagliato, soprattutto quando siamo nel periodo estivo, è un attimo che la parte centrale, il cuore, comincia ad ammorbidirsi. Ecco perché io posso tranquillamente andare in combinazione con che cosa? Con un gelato. Ho realizzato un gelato. Ne parliamo subito dopo. È un gelato che prende tutte le sfumature del fior di latte. Però un fior di latte scomposto. Ma che può essere composto secondo voi? Faccio una domanda a voi. Un gelato al fior di latte. Chi è il principe del gelato al fior di latte? Il latte. Il semplicissimo latte. Noi lo conosciamo per intero, parzialmente scremato, latte scremato. In gelateria lavoriamo latte e panna, abbiamo bisogno di materia grassa, abbiamo bisogno di solidi totali. Ok? Questo latte però, se lo guardiamo un prodotto che può essere scomposto, all'interno ci troviamo una parte di materia grassa e una parte di magro di latte. Il magro di latte è composto principalmente circa il 50% da lattosio e l'altra parte della parte di sali minerali. Okay. A cosa ci serve sapere queste nozioni? Perché noi possiamo scomporre il latte nella sua acqua, che la sua maggior parte è acqua, circa il 7-8% è acqua, ma la restante parte del prodotto è quella che a noi ci può interessare come trasformazione. Perché se io scompongo il latte, trovo l'acqua, quell'acqua, se la vado a pesare e la metto nella ricetta, ho una parte del latte. E la parte del magro di latte dove la vado a ricavare? Poi ci sono più di industrie che producono
dei grandi marchi di latte. Qua in Piemonte ce l'avete un esempio, in Alpi c'è anche qui, però in realtà produce latte in polvere. Il latte in polvere non è altro che la disidratazione di latte spremato in polvere, eliminata l'acqua. Eliminata l'acqua rimane proprio tutta la parte magra, tutta la parte solida, quella parte che poi ci aiuta tanto a dare solidi alle nostre ricette. Possiamo anche però far sì che questo prodotto si trasformi. Ed ecco qua che se io prendo il latte in polvere, semplicissimo latte in polvere, scremato, e lo metto al forno, ottengo 140 gradi, ottengo un cambiamento di colore e soprattutto di parte aromatica, perché entra in gioco la reazione di Maillard tra gli zuccheri e le proteine contenute all'interno del latte in polvere. Semplicemente latte in polvere messo su una teglia, bassissima velocità del forno, perché sennò se ne va da tutte le parti, e otteniamo questo prodotto. È un prodotto diverso? Assolutamente sì. Perché? Perché dà un carattere al nostro gelato tostato, differente. E ancora, la parte grassa del nostro latte, sotto che altra forma la possiamo trovare? Burro. Chi è che ha detto burro? Burro. Il burro generalmente lo compriamo, diciamo, l'82%. Che cos'è l'82%? Sarà la materia grassa che contiene quel latte, ok? Che contiene ancora il latte poi? Allora, contiene in piccole quantità la stessa cosa che abbiamo all'interno del latte spremato in polvere, ok? E più la parte di acqua, giusto? È giusto anche l'acqua, Quindi stessa cosa, cosa possiamo fare con la parte? Mi spiace che voi non possiate sentire la parte aromatica. Allora sì, sono tornati. Cerco di... Allora, qua ho fatto quello di genere che noi chiamiamo burro nocciola. Burro nocciola, cioè prendiamo il burro, lo mettiamo in pentola, portiamo in cottura intorno ai 140 gradi, vediamo proprio che la parte rimane di latte, precipita sul fondo, cambia aspetto, cambia colore. Avviene questo... Avviene questa sorta di tostatura che va a dare gusto e ce la riportiamo all'interno del nostro burro. Più diventa un burro che non ve lo posso certificare al 100%, ma diventa un burro anidro. La parte di acqua bisogna arrivare intorno ai 150 gradi per farla evaporare completamente, ma comunque qua acqua è rimasta ben poco, ok? Se io lo porto a solidificare, come ho fatto in questo caso, che ho un blocchetto, eccolo qua. Se io avessi avuto acqua, l'acqua l'avrei trovata, tutta qua giù sul fondo. Perché ovviamente il gas è più leggero, quindi una volta che raffredda se ne sta tutto sulla superficie, la parte di acqua, di mago di latte rimane sul fondo. Adesso qua, un po' di mago di latte, ravelato ce l'abbiamo qua sul fondo, acqua non ne avevo, ok? Questo lo posso utilizzare in parte integrativa al posto della panna che andavo a utilizzare all'interno del mio latte o del grasso mancante dalla parte di latte che non avrei visto all'interno della ricetta. Quindi vado proprio a ricostruire una ricetta dando però tutte parti aromatiche differenti. E è una cosa interessante, adesso vi faccio passare questo, se volete dargli una stimpata, così da... Anche questo, se vuoi, anche questo, se vuoi. Sul burro è molto più concentrata la parte aromatica. Però questo è interessante perché ci dà la possibilità di aprire un po' la mente, no? A non guardare il singolo ingrediente come un semplice ingrediente, ma un qualche cosa che può essere scomposto e ricomposto, grazie un po' alle tecnologie che oggi abbiamo. Intanto qua Renato ci ha fatto montare la nostra meringa, ed eccola qua. Qua abbiamo il nostro meringone che tra poco andremo ad utilizzare per fare il nostro inserimento. Quindi, prodotto montato, ne abbiamo una gran bella quantità. E io, in laboratorio, a questo punto andrei a trasferire all'interno. Questo lo lasciamo anche per l'ambiente, così muore l'utilizzato. Questo laboratorio lo andrei a trasferire all'interno di
un contenitore, lotto di produzione, abbattimento. Una volta che è abbattuto lo conservo a meno 18, quando lo devo andare a utilizzare lo vado a rigenerare in temperatura. Quale temperatura? Quella che fa sì che tutte le nostre mousse in generale, cioè tutte le nostre schiume, non collassino, quindi mai sopra i 30 gradi. Teniamoci come punto di riferimento questi 30 gradi che ci porterà avanti per tutta la vita un lavoro, quando lavoriamo su un prodotto tradizionale dove abbiamo della panna, perché quello poi sarà il nostro problema, dalla vita al prodotto perfetto. Ok? Questo gelato lo andremo a inserire all'interno di questo stampo. Come? Intanto lo stampo lo devo mettere all'interno della battitura. Ci dobbiamo sempre ricordare che quando lavoriamo il gelato, gli stampi vanno nella battitura. Quando lavoriamo le mousse, quindi dove ci sono soprattutto le certificanti, dobbiamo cercare di mantenere lo stampo il più possibile a temperatura ambiente. E quanto più sarà freddo questo, quanto più deterrà il lavoro del gelificante all'interno delle nostre preparazioni, se il gelificante viene utilizzato. Okay? Per tradizione all'interno del segreto non si utilizzano gelificanti, perché per tradizione, ma anche per in teoria, diciamo, il cliente dovrebbe prendersi la sua torta e portarsela direttamente a casa senza passaggi di mezzo, e quindi evitando che ci sia possibili scioglimenti. Però quanto più andiamo avanti con la tipologia di decoro che andiamo a fare, quindi oggi andiamo anche a glassare la porta, quanto più evolviamo, quanto più abbiamo bisogno di una certa stabilità, dobbiamo dare la possibilità al cliente di arrivare a casa con un prodotto stabile. Quindi possiamo fare in due modi: o dare un supporto fisico, cioè vado a fare una camicia con un cioccolato, lavorato in un certo modo, ma con un cioccolato all'interno del nostro stampo, quindi creare un guscio che conterrà poi tutta la nostra preparazione, oppure andiamo ad utilizzare un gelificante. Ritorniamo al gelato. Stampo in abbattitore. Il gelato è pronto, l'abbiamo messo un attimo a una temperatura quasi umana, perché portandolo da sopra, insomma, abbiamo fatto fare un po' di abbattimento importante. Con cosa lo andiamo a variegare? Bene, allora, intanto all'interno dei semifreddi ci sono domande? Come? Ok, zero domande. Dai, così facciamo magari qualcosa. All'interno dei semifreddi ci possono stare prodotti anidri. Cosa vuol dire anidri? Bevi di acqua, bravissimo. Tipo di acqua possono essere, per esempio, creme spalmabili. Autoprodotte o meno, ma devono essere creme spalmabili che hanno un taglio morbido a temperatura negativa. È inutile utilizzare una spalmabile che vi posso acquistare anche al supermercato, che poi la prendo, la metto in frigorifero e quella mi diventa una pietra. Se in frigorifero è già una pietra, figuriamoci a temperatura negativa. Quindi dovremo andare a realizzare dei prodotti anidri che hanno punti di fusione sotto lo zero. Chi è in quel caso lì il problema da andare ad aggirare, secondo voi? Se non è l'acqua che congela. I grassi che solidificano, è vero. Quindi si vanno a selezionare certe tipologie di grassi, soprattutto pensato, che ci permettono di avere dei tagli morbidi anche a temperatura negativa. Oggi si può fare quasi tutto, Quindi in certi ambiti si possono fare, portano la ricchezza poi al prodotto. Avendo acqua, eliminando l'acqua, l'acqua è l'elemento che nei nostri prodotti freddi ci porta a un po' filo conduttore alla parte fresca, no? Perché comunque l'acqua la troviamo parzialmente congelata all'interno del gelato, all'interno del semifreddo, quindi ci sono parti di acqua che congelano, che permettono alle nostre strutture di stare in piedi. Okay. Vado avanti perché sennò ci facciamo notte. Perché vi dico questo? Perché anidro può essere anche un croccante. Un croccante è una nocciola sabbiata. Ci facciamo una nocciola sabbiata in un secondo, quasi in un secondo. Prendo le nocciole. Servirebbe un goccino di acqua.
Allora, intanto sappio, la nocciola, no, con uno zucchero di carta pietra, ma uno zucchero di canna. Perché? Perché se parliamo un po' da usare anche semplici ingredienti, che non saranno mai semplici, perché il zucchero ha tutta la sua complessità, ma anche allo stesso tempo l'abbiamo sempre disponibile, quindi per noi è un ingrediente, tra virgolette, semplice. Ma se lo andiamo ad annusare, questo si può dire tutta la parte di profumazione che la barbabietola non si può, anzi. E se io voglio sappiare la nocciola, posso anche evitare di andare a caramellare il zucchero, ma posso semplicemente portarmi ai 150 gradi. 150 gradi, intanto lo metto in pentola. Perché non faccio un caramello a secco? Perché così posso evitare di doverlo inserire poco alla volta. Aggiungo quel 10%, 15% di acqua che mi permetterà di portare in scioglimento lo zucchero, e se io mi trovo in laboratorio e devo fare una grande quantità di caramello, a prescindere dalla quantità, se io metto acqua e zucchero si creerà uno sciroppo. Questo sciroppo va avanti da solo. Come in questo momento io posso continuare a parlare senza che lui si vada a bruciare, ok? Metto l'induzione intorno a 1,5 kg, le nocciole intanto le prendo e le metto in microonde a riscaldare, utilizzo sempre il silicone perché tanto problemi non ce ne sono. Scaldo le nocciole per far sì che ci sia una temperatura di avvicinamento tra lo sciroppo e la temperatura delle nocciole, evitare che ci sia uno shock termico troppo violento che andrebbe ad inchiodarmi subito il mio sciroppo. Ovviamente uno zucchero scuro, ma quando è che mi accorgo che ci siamo? Posso cominciare a pensare di poter mettere le nocciole all'interno, ma almeno 150 gradi? Sì, ma lo vedrò anche dalla fine dell'evaporazione dell'acqua. 150 gradi abbiamo detto che l'acqua termina, ok? Quindi comincia a caramellare la carota, ok? Qua ci stiamo avvicinando, vedete che la parte di fumo rallenta, le nocciole hanno preso una bella parte di caldo, a questo punto entro e vado a fermare l'induzione e comincio a miscelare nocciole e zuccheri. Ovviamente fermiamo, diamo una bella sabbiata al prodotto. Quando il prodotto sarà sabbiato, una volta che mi trovo a temperatura ambiente, posso anche decidere di andare ad impermeabilizzare queste nocciole. Come planetaria, l'anitaria ci viene fornita di tre strumenti: foglia, il gancio e la busta. Se utilizziamo la foglia e mettiamo queste nocciole all'interno della planetaria, 12-13 gradi, facciamo andare, li poliamo a filo del cioccolato temperato, ok? Precristallizzato, scusate, se no poi disastro. Precristallizzato, poco alla volta, facciamo girare. Questo cioccolato andrà a rivestire il nostro frutto secco. Quindi lo utilizzo a modo di pastina. Ne devo fare non enormi quantità, però che cosa vado a fare? Lo vado ad impermeabilizzare, perché ovviamente il prodotto anico come il cioccolato va a rivestire il mio frutto e quindi me lo manterrà protetto per lungo tempo. Sul mondo del freddo non è così chiave, per grazie mille, così fondamentale andare a impermeabilizzare questi prodotti, perché se in linea teorica ci manteniamo a meno 18, comunque l'umidità, la migrazione tenderà a esserci con meno intensità. Però eccolo qua, questo è il nostro frutto secco sabbiato. Ovvio che dobbiamo andare a freddare, noi lo siamo già preparato come dalla Clerici, ma adesso questo ce lo prendiamo e le vado a trasferire in carafa. Ok. Oh, adesso, gelato. Poi abbiamo detto che possiamo utilizzare per andare a impermeabilizzare questo prodotto.
posso anche decidere di prendere il mio gelato dalla cella meno 18 ed ammorbidirlo. Perché non è che tutte le volte che io faccio le torte ho bisogno di gelato, devo per forza accendere il mantecatore, produrlo, farmi lo stock utilizzando subito bello fresco perché è bello morbido. Gelato, se lo prendiamo e lo stock generalmente torna a meno 18, c'è anche chi fa stock più violenti. A meno 18, meno che non siate dei personaggi di gran forza, che non lo sono, c'è bisogno di ammorbidirlo. Come si può ammorbidire? Ad esempio con l'utilizzo della strumentazione che abbiamo a casa, quindi foglia e la bull, che non so dove ci abbiamo. Sei un giustissimo. Che Renato è un giustissimo, quindi... Allora, si può prendere il gelato, ok? Sai che non so, allora, questo è il gelato che voi non potete assaggiare. Voi potete anche assaggiare, se... Assaggiamo noi, per loro. Quindi la giuria farà fede a queste persone qua. Comunque, è una ricetta carina e anche molto facile da fare. Ok, prendo il gelato, che è bello strutturato, e lo vado a inserire sul fondo della planetaria. Parliamo di ml, parliamo un po' di stampi. Questo è uno stampo, il finale, che si chiama Universo 600, e su tutti gli stampi della gamma Silicomat trovate un numerino. Questo numerino può essere un grande aiuto. Perché? Perché indica il volume, quindi IML, IML dello stampo. Cosa vuol dire? Qua dentro, se prendete 600 grammi di acqua, mettete sulla bilancia, ce li andiamo a coprire a pieno. Ovvio che noi non andiamo a mettere 600 grammi di acqua qua dentro, andiamo a mettere delle preparazioni piuttosto complesse, che potrebbero essere anche il gelato. Qual è una delle caratteristiche del gelato? Parlando di quello che ci siamo appena detti. Intanto vado a piazzare, vado in planetario e faccio partire con la fuori. Perché anche se freddo deve essere più nuovo. Ok, questo perché? Sì, okay. Sì. Scusa, ma c'ho dei livelli di... Avendo dentro abbastanza zuccheri, comunque l'acqua presente nel gelato. Ok, avete detto quasi tutti, tranne quello che manca. Il volume? E chi lo dà il volume? L'aria. L'aria che il mantecatore, per esempio, va a insultare all'interno del prodotto. Va benissimo. L'aria che va a sfruttare il prodotto, la macchina, il mantecatore, ok? Adesso io prendo il gelato e lo rovino. Lo metto in planetaria con la foglia e lo rovino. No, assolutamente. In planetaria, il gelato, intanto gli rigenero una temperatura umana per poterlo lavorare. E più, quanto più scende verso il meno 10, meno 9, meno 8, quanto più ingloba volume. Ok? Quindi anzi, è un effetto opposto. In aumento anche l'overa che contiene di base, ok? Perché parliamo di aria? Perché se qua dentro comincio a mettere aria insieme a acqua, metto 50% di aria e 50% di acqua, avrò 300 grammi di prodotto, no? Quindi ragioniamo da questi termini, se scomponiamo il tutto, ovvio che io non posso pensare di fare una torta da 600 grammi. Secondo quello che vado a mettere, mi posso avvicinare a quella, a quel quantitativo, ok? Quindi gli ml non corrispondono alla grammatura, ovviamente. In questo caso qua noi stiamo ammorbidendo il gelato, prendo anche un cannello per riscaldare la bulla se ce ne fosse bisogno. Questo qua, poco alla volta, senza esagerare, mi riscalda la bulla e quindi mi ammorbidisce ancora di più il gelato. Il gelato è ammorbidito. Adesso lo guardiamo, vediamo che se... riusciamo a vederlo in camera. Ovviamente, eccolo qua, vedete che è morbido, è cremoso, ma è sempre molto areato, ok? Ora,
gelato stiamo parlando, ci dobbiamo anche spiegare. Lo stampo ce l'abbiamo in abbattitore, le nocciole le abbiamo qua. Poi Renato, queste sono le nocciole sabbiate che ci siamo preparati in precedenza. Posso andare ad utilizzare una sacca per pressare il gelato all'interno dello stampo. Ok. Quanto gelato? Generalmente faccio un terzo del volume, se è solo gelato, se è solo gelato un terzo del volume dello stampo finale. Quindi se io ho 600 ml farò 200 grammi di gelato, ok? È una regola che mi do, ovvio che non può essere uguale per tutto. Se io utilizzo un sorbetto di limone non metterò mai un terzo di sorbetto di limone, troppa acidità, quindi cercate gli equilibri, però io vi do delle indicazioni dove potervi muovere. Eccolo qua. A questo punto gelato è pronto. Se io lo si pronto con lo stampo, lo lascio in sosta in cella meno 18 in abbattitore, comunque si scioglie e vado a prendere lo stampo. Stampo bello freddo, vado all'interno, comincio. A questo punto posso anche sbattere lo stampo, l'aria non scappa da nessuna parte, eh? Posso utilizzare, con il permesso di Renato, il cucchiaio leggermente piegato. Sì. Dopo te lo rifaccio perfettamente dritto. Mettiamo ovviamente queste frecce, eh? Cerchiamo di metterle a temperatura ambiente. Questo perché? Perché ci permetterà di andare a schiacciare perfettamente sul fondo le nostre nocciole sabbiate, in modo che quando andiamo a tagliare l'inserto troviamo anche la parte croccante all'interno. Però il taglio verrà bello preciso, perché adesso l'inserimento. Ma sì, che questo è un contenitore a tutti gli effetti. La comodità di utilizzare un inserimento di silicone è che, io come detto, posso anche colarci qualcosa di liquido. Può essere anche un gel, a base di pettina, un gel di limone. Lo inserisco, la pettina interagisce con tutta l'acqua della ricetta, si forma il gel, la parte, poi ci metto sopra il soffetto, ci metto sopra il gelato, stratifico. Ok? Vado in abbattitore. Ho anche l'inserimento pronto. Ci dobbiamo organizzare, ragazzi. Eccolo qua. Inserimento pronto, che cosa vuol dire? Che questo qua, lasciato una mezz'oretta, anche meno, all'interno dell'abbattitore, ci permetterà di avere un inserto che può essere smodellato molto facilmente. Possiamo anche mettergli in superficie un caramello. In questo caso è un caramello che è stato decotto con la panna, quindi è proprio un caramel. La parte di panna va a portare fuori tutta quella parte aromatica che ci siamo detti che ritroviamo all'interno del gelato, cioè la parte di lezione di maiale, e più la parte di caramellizzazione degli zuccheri. Quindi è un mix tra i due. Se lo andate a assaggiare dopo che avete prodotto il puro anidro, ve lo ritrovate. Annusando e soprattutto assaggiando, ve lo ritrovate all'interno del posto. Ok, vado a inserirlo sulla superficie. Perché non lo metto prima all'interno dello stampo? Perché essendo un caramello non congela, o meglio congela ma a temperature veramente troppo basse.
Quindi il rischio qual è? Sia che lavori con anello d'acciaio e carta da forno, sia che lavoro con il silicone, rimarrebbe tutto bello attaccato. E quindi è bene che io vada a mettere questo prodotto sulla sua superficie. Così sono tranquillo che quando lo vado a inserire all'interno della torta, non mi rimane attaccato. Acidità. Non abbiamo gran tempo per parlare di acidità, ma è sempre bene poter combinare un pochino di acidità dove ci sono delle dolcezze. In questo caso che cosa posso utilizzare? Del cloro di cacao. Due di cacao che lo metto sulla superficie del nostro caramello. Proprio perché rimarrà ben attaccato. Che cos'è il cloro di cacao? L'ho fatto l'anno scorso. Ho sentito l'ho fatto l'anno scorso. L'avevo spiegato perché sono quello l'anno scorso. Dai, ci arriviamo. Allora, tanto viene dal cacao. Non sono dei frammenti di questo del cacao. Sì, della... sì. Prima che venga. Da questo nasce il cioccolato. Ok, tutto parte da qua. Quindi dalla fava del cacao, il cloè nella parte fermentata e tostata. Ok. Quali sono le diverse tipologie di cacao? Okay. Di base, questa fermentazione, in primis, tostatura, la vita ha un gusto molto, molto particolare. Si porterà dietro anche delle grandi acidità di partenza, proprio perché non hanno subito la fase di concaggio che subiscono in fase successiva, cioè quando si prepara il cioccolato delle proprie. Acidità sono volatili, quindi in parte se ne vanno e si perde un po' quella sensazione che a noi può interessare, che è utile, come in questo caso qua. Adesso lo rimetto in abbattitore e quando alle ciance comincio a preparare il semifreddo. Allora, per questo semifreddo abbiamo preparato la meringa all'italiana. Ci prendiamo i restanti ingredienti. Abbiamo la panna, la vaniglia, che abbiamo precedentemente bollito e poi messo da parte, in modo che tutta la parte aromatica si è presa la panna. Poi abbiamo del cioccolato bianco, e lo ripasso qualche secondo al microonde. Poi Renato dovresti avere della panna da montare nel frigorifero. E poi qua ho della bagna a base di rum e vaniglia, quindi ho picchiato molto sul gusto della vaniglia e sul gusto di maiale, tutto quello che si porta appresso, e sul gusto del caramello. Quindi ci sono, no, molte dolcezze che con una fava di cacao possono andare anche in contrasto. Qua si potrebbe tranquillamente andare in contrasto anche con un gel all'interno, un gel di limone per esempio, va stra bene. Gel di limone va a contrasto e pulisce la bocca. Un gel di limone non significa mettere in una torta del genere 100 grammi di gel, bastano 20 grammi. Colati nello stampo, quando andiamo a tagliare abbiamo questa sensazione di pulizia che è perfetta per noi. Ok, allora Renato, io ti do la panna. Questa panna è la parte da semimontare. Generalmente la panna ricopre un ruolo importante all'interno del semifreddo perché è sempre all'incirca dal 40-60% della nostra recitazione, dipende da quale recitazione stiamo facendo. Qui la parte aromatizzante è il cioccolato bianco che sarà. Va bene. Il cioccolato bianco, in questo caso, è il nostro aromatizzante. Va considerato aromatizzante come potrebbe essere un pistacchio. Qua lo sto utilizzando a un 20% di ricetta. Un 20% perché ho a disposizione questo cioccolato bianco e posso far sì che venga fuori la sua parte aromatica, soprattutto quella del burro di cacao, che è quella che
a noi più ci interessa, perché l'altra parte del cioccolato bianco generalmente per il 50% è la parte zuccherina. Quindi devo andare a controbilanciare questa ricetta con qualche cosa che non porta zuccheri, ma porta volume, porta aria. Okay. Intanto vado a realizzare la ganache. Quindi con il cioccolato bianco bello caldo e la panna con la vaniglia leggermente stemperata, andiamo a miscelarli assieme. Okay. Poi, se voglio, posso aggiungere della massa di gelatina. Massa di gelatina, quindi ormai avremo appreso che la massa di gelatina di trattazione 5, 6 o 3 o 4, in quante volte volete, di acqua all'interno della gelatina, in foglie o in polvere. Ok? Quanto più sarà alto il grado di uno, quanto più vi consiglio di andare a diluire 1 a 6 per 200 bloom, 180 bloom 1 a 5 e così via discorrendo. Se provate a utilizzare una... Sì, ti posso dire... 1 a 6 per 200 bloom, 1 a 5 per 180 bloom. Mi sono trovato a lavorare con un 120 bloom diluito a 1 a 3. Okay. Utilizzando però la stessa quantità che mi ero prefissato all'interno della ricetta. Se io ho 70 grammi di massa gelatina deve essere un po' se 200 bloom, 180, vale la divisione, okay. Quindi l'intervento che ha lei sull'acqua della ricetta. Quanta gelatina? Ci sarebbe da dire un bel capitolone. Gelatina si lavora sull'acqua della ricetta. Quindi, da bravi pasticceri, io non immagino. Quali diventerete? Futuri, forse. Eh? Futuri, forse. Futuri, forse, beh, sicuramente, dai, parliamo di altro. Quello che sarà importante per voi sarà andare a calcolare l'acqua, ovunque la troviate, andate a cercare l'acqua. Lavorate con Excel, un pochino, avete fogli di calcolo sul computer, cominciate a lavorarci, a giocare con fogli di calcolo, fate da bene iniziare, cominciate a scomporre gli ingredienti, in maniera che trovate tutto quello che è acqua e che poi vi permette di determinare quanto deve essere l'intervento del vostro gelificante, nel nostro caso la gelatina. Ok. Termometro alla mano. Siamo intorno ai 32 gradi. A questo punto faccio una pizzata. Continuo ad inserire acqua nella parte di cioccolato bianco in modo che la ganache si va ulteriormente ad ammorbidire, ma non perde consistenza e soprattutto temperatura. Vado sempre a misurare, siamo intorno ai 35 gradi, siamo freddi. Metto la parte di meringa precedentemente pesata, no, sono 100 grammi, non ci serve come demo questa cosa. A questo punto prendo una bustina e comincio a stemperarle. Ok, vedete che non si smonta più niente, anzi. Ho una grandissima struttura. Eccola qua. Ci manca la parte finale.